arrivato in collezione, come ben sa chi frequenta il mio canale, Batman è uno dei miei personaggi preferiti del mondo DC Comics. Un po' di anni fa feci un'altra recensione su un altro pezzo caldo ormai dalla Sideshow Collectables, sempre inerente al pipistrello, ovvero lui. E devo dire che tuttora rimane uno dei miei pezzi preferiti del Cavaliere Oscuro. Ma dopo questo nuovo arrivo in collezione devo dire che questo Batman, in versione ovviamente moderna, ha assolutamente catturato la mia attenzione. I dettagli di questa statua assolutamente la fanno da padrona, la Sideshow ha fatto un lavoro grandioso. Infatti, come noterete sicuramente, il vostro sguardo sarà catturato dai tantissimi dettagli. Lo sculpt del viso è davvero accattivante, guardate soprattutto la parte del mento, dove ovviamente si vede il volto di Bruce, ricco di rughe facciali addirittura sul mento. Guardate lo sculpt della maschera, davvero incredibile. Mi piace soprattutto l'arco sopraccigliare, molto più accentuato, che ne fa assumere davvero le sembianze di un pipistrello. Lo sculpt generale del viso è davvero cattivo. Passiamo ad analizzare ora la corazza, la tuta del pipistrello. Guardate queste scalfiture sulla corazza, sui pettorali, che vanno ad incidere addirittura il logo del pipistrello, e questi probabilmente colpi di pistola sull'altra parte del pettorale, e sotto vedete altre artigliate che sembrano quasi quelli di Wolverine. Incredibile la cura del dettaglio, non ci sono assolutamente problemi di painting, anche le sfumature sono rese benissimo. Come vedete è un Batman massiccio, grosso, una statua davvero imponente. Non arriviamo sicuramente all'altezza del Batman classico, in versione classica, la prima statua uscita sempre della Sideshow, ovvero quella che vi ho mostrato prima, perché comunque, come vedete, la base di questa è un po' più bassa, e poi comunque la posa stessa di Batman è un po' più accovacciato, un po' più inclinato in avanti, quindi ovviamente ne limita di più l'altezza, ma comunque rimane una statua molto grande del pipistrello. Vediamo ora i dettagli pure del cinturone, ricco di accessori come vedete e di dettagli. Bellissima questa placca centrale, molto bella. Come vedete gli accessori continuano fin dietro alla statua. Il dettaglio delle mani con il logo di Batman sul dorso della mano. Avremo una sola tipologia di testa, ovvero questa qui. Vi mostro altri dettagli della statua, davvero ben fatta. Il dettaglio degli stivali, come vedete, sporchi di fango, come vedrete anche la punta del mantello è sfumata sul marrone, quindi sta ad indicare polvere, fango, e troveremo comunque pure, come vi ho detto prima, sulla parte bassa degli stivali. Anche la base piace molto, compatta, che non ruba assolutamente lo spazio alla statua stessa, cosa che ormai è rara nelle statue di nuova produzione. Come ho detto molte volte, spesso le ditte danno troppo spazio, secondo me, a parer mio, alle basi, e rubano quasi la scena alla statua stessa, che dovrebbe essere la parte principale. In questo caso non è così, molto bella, come vedete il dettaglio di Amadeus Arkham, colui che ha fondato l'Arkham, le incisioni qui, e poi addirittura guardate questa parte di statua rappresentante due angeli caduti, possiamo dire. Quindi in definitiva anche la base mi piace veramente molto, ricca di dettagli soprattutto sulla parte dove vedete
dove sta rappresentata la pietra più chiara, diciamo. Guardate che belle sfumature. Sembra proprio roccia, pietra, scolpita. Particolarità della statua è che il mantello, in similpelle, è completamente modellabile. Lungo tutto il mantello corrono dei fili di ferro che non troveremo come le classiche, come nelle altre produzioni di mantelli delle altre statue lungo il bordo, ma correranno dalla parte superiore fino alla parte inferiore lungo tutto il mantello. Quindi in questo modo sarà possibile modellare completamente la postura del mantello come meglio crediamo, anche nella parte centrale. A parer mio un'idea migliore del fil di ferro sulla bordura di tutto il mantello. Statua che assolutamente risponde appieno alle mie aspettative e che assolutamente consiglio a chi è amante del pipistrello. Non rimarrete delusi. Ora vediamo l'altezza della statua. Come possiamo vedere dalla base alla punta del casco, diciamo, di Batman, siamo sui 58 cm. In definitiva, statua imponente, ricca di dettagli, rappresentante il Batman moderno. Quasi ricorda con questa corazza, soprattutto i guanti e gli stivali, il Batman del videogioco Arkham Knight. Mi piace molto lo sculpt facciale che gli hanno dato, cattivo, oscuro, proprio in perfetta attinenza con il personaggio. Probabilmente è il Batman che più mi è piaciuto in tutte le produzioni che ho visto fino ad ora, ovviamente parlando sempre per quanto riguarda i miei gusti. Quindi io consiglio l'acquisto a quelli che sono amanti del Batman moderno. Se invece siete più amanti del Batman classico, allora dovete assolutamente recuperare la statua che ho alle mie spalle, ovvero quella tra Wonder Woman e Superman. Batman classico, che sicuramente non stanca mai, un pezzo di storia della DC Comics. Un solo appunto per chi acquisterà questa statua: all'inizio avrete un po' di difficoltà nell'inserire il mantello al di sotto della testa, del collo della statua. Non abbiate paura, ci sono degli appositi spazi lasciati dalla Sideshow, ovvero qui e qui, proprio per far entrare bene il mantello, farlo aderire perfettamente alla linea totale della statua. Poi verrà inserito al di dentro, in un anello di stoffa, la testa, che comunque sarà alla base calamitata. Adesso vi lascio a una visione d'insieme della statua e vi do l'appuntamento al prossimo video.